Siamo ritornati in diretta, 481esimo Bacanala del Gnoco. Riprendiamo con la musica, con le Majorette che arrivano questa volta dalla città e la banda Rigo Boito. Pensate che per tanti anni questa formazione musicale con le Majorette ha aperto il carnevale, in quanto arrivando dalla periferia della città erano sicuri che arrivasse puntuale all'incolonnamento il corso Porta Nuova, quindi per tanti anni a loro è toccato l'onore di aprire la sfilata del venerdì gnocolare. Non pensiate che solo nel 91 con la guerra del Golfo è stato sospeso, poi è risorto e adesso cerchiamo tutti anche nei paesi di partecipare, perché è una manifestazione bella, genuina. Niente maschera per qualcuno, come mai? È per bambini alla fine, dai. Però tutti al carnevale, anche se non si è... Ovvio, a far casino dappertutto. Schiuma, coriandoli, cosa? No, niente, solo a far casino e basta. Va bene, buon carnevale. Intanto qui abbiamo due ospiti sul palco, sono due amministratori del comune di Verona, sono l'assessore Vito Giacino e l'assessore Marco Padovani. Allora, Vito Giacino ha appena ricevuto la commenda del Bacanal del Gnoco questa mattina. Sì, è stato un grande onore ricevere dal comitato questa onorificenza e oggi festeggiamo insieme a tutti i veronesi questa bellissima festa di popolo che è il Carnevale di Verona. Penso il carnevale più bello d'Italia se non d'Europa, quindi buon carnevale a tutti. Marco Padovani è assessore alle disgrazie pubbliche, cioè alla protezione civile.